Arriva al termine l'edizione 2023 del Moonlight Festival, tra l'altro insomma anche graziato dal meteo in una bellissima terrazza della Fraternità dei Laici, Maurizio De Giovanni, il più grande, insomma, uno dei più grandi giallisti d'Italia, che chiude questo 2023. Sì, è stato un festival bellissimo, questa seconda edizione è andata molto bene, chiudiamo stasera veramente col botto perché aver avuto come ultimo ospite Maurizio De Giovanni è stata un'emozione e un piacere enorme, però è stato veramente un festival che è andato bene dall'inizio alla fine, quindi siamo molto contenti. È stato anche un anno in cui abbiamo voluto ampliare su Piazza Grande l'offerta che abbiamo proposto, per cui oltre alla terrazza di Fraternita avete potuto vedere anche degli spettacoli molto belli di fuoco coi trampoli, molto scenografici. Abbiamo ospitato un mercatino con dei banchi molto particolari e dei prodotti particolari del territorio, quindi abbiamo voluto provare anche a fare qualcosa in più e di diverso rispetto all'anno scorso. Però è stato, ecco, veramente una grande soddisfazione perché la città ha risposto molto bene. Abbiamo avuto tutte le sere un pienone di persone, di partecipazione di pubblico, quindi sarà sicuramente, diciamo, una buona base anche quest'anno per pensare alla terza edizione del prossimo anno. Com'è stato, ecco, per un autore insomma affermato, per chi comunque gira tante città, conoscere Arezzo, la Toscana? È sempre bellissimo, io ad Arezzo sono già stato, tornarci, parliamo di una delle città d'arte più belle del mondo, quindi non devo certo dire io la bellezza di tornare ad Arezzo, l'incanto di poter interagire con un pubblico straordinario, avevamo la terrazza piena, devo ringraziare e devo soltanto essere commosso da tanto affetto. Queste sorelle, insomma, Teresa e Sara, questo personaggio, Sara in particolar modo, così autentico, così vero, insomma, che arriva comunque dopo una serie. Sono personaggi che è bello raccontare ed è bello avere l'opportunità di conoscerli meglio. Quando uno scrive un romanzo singolo i personaggi li lascia subito, quando invece è fortunato e può avere una serie li incontra di nuovo e quindi può approfondire certi aspetti, può entrare in quel mondo meglio. Io ho questa fortuna 4 volte con 4 serie diverse e devo dire che nessuno è più fortunato di me. Il collega Matteo Giusti, che era con me stasera a moderare, gli ha fatto forse la domanda più interessante. Questi 4 personaggi potranno mai coesistere? Io ho risposto che abbiamo un solo universo e quindi questo universo interagisce. È possibile, sì.